abbiamo visto la volta scorsa, le volte scorse, l'interpretazione delle leggi di Kepler utilizzando la legge di equazione universale di Newton e alcune applicazioni riguardo a semplici orbite circolari, velocità orbitale, periodo dell'orbita. Una delle cose che abbiamo discusso, se non alla fine della lezione, ma l'abbiamo concluso, sono i satelliti geostazionari. Che sono particolarmente utili per le telecomunicazioni. Si intende per geostazionario, supponete che questa sia la Terra, ok? C'è il polo nord e il polo sud. Un satellite il cui periodo di rivoluzione attorno alla Terra coincida con la durata del giorno. In questo modo, ruotando in sincronia con la superficie terrestre, rimane posizionato sullo stesso punto sulla superficie. Questo ovviamente è possibile solo per un satellite la cui orbita coincida col piano equatoriale, e qualunque altra orbita, facciamo in giallo, necessariamente deve passare attorno, cioè attraversare il centro della Terra. Perché? Perché abbiamo già visto che la forza gravitazionale è centrale, quindi è diretta verso il centro. Abbiamo anche visto che nel caso approssimassimo, come di solito si fa, la Terra ha un corpo omogeneo e sferico, allora la forza gravitazionale all'esterno della Terra è identica a quella che ci sarebbe se la Terra fosse tutta concentrata in un punto di volume nullo. Si chiama teorema di Birkhoff. Al di fuori di un corpo sferico omogeneo, la forza gravitazionale è identica a quella che si avrebbe se tutto il pianeta, che certamente non è un puntino, fosse concentrato in un punto. Sono l'ipotesi che il corpo sia omogeneo, cioè densità identica dappertutto. Ok? Per questo quando Newton formula la forma della espressione della forza gravitazionale universale, parla di corpi puntiformi, per semplificarsi la vita. E anche perché conosce questo teorema, che è stato dimostrato dopo. Quindi, se l'orbita deve passare per il centro della Terra, ok, solo se l'orbita coincide col piano equatoriale il satellite è geostazionario, perché in tutti gli altri casi l'intersezione tra il piano dell'orbita e quindi la proiezione della posizione del satellite sulla superficie terrestre non è un punto fermo, perché questo punto sulla superficie terrestre ruota attorno all'asse nord-sud e quindi compie questo circolo, mentre la proiezione del satellite sulla superficie terrestre compie questo circolo. Era meglio sull'occhio con un altro colore, ma non fa niente, è un rosso. Ok? Mentre se la proiezione cade sull'equatore, allora il satellite è realmente geostazionario, cioè si muove in sincronia con la superficie terrestre, quindi chi sta all'equatore guarda in su, se lo vede sulla testa 24 ore al giorno. E quindi si dice che il satellite è sempre in chiaro, non va mai sotto l'orizzonte. A che problema? A che distanza devo piazzare il satellite rispetto alla superficie o al centro della Terra in modo tale che sia geostazionario? Allora, faccio altro che applicare la terza legge di Kepler, o se preferite utilizziamo, questa è la Terra, questa è l'orbita del satellite,
perché il masso MP cross terra, massa MP, se l'orbita è circolare, la forza gravitazionale G, massa della Terra, massa del satellite, diviso raggio dell'orbita al quadrato, deve fungere da forza centripeta, quindi vale MV quadro su R. Il periodo è contenuto nella velocità, vi sostituisco, le masse posso semplificarle, torneremo tra questo tra un istante, questo è un punto molto importante, e ottengo G, massa della Terra su, anche i raggi posso semplificarli, su R, e vale uguale, quindi G, MP su R, uguale 4 pi greco r quadro di massa, da cui, ditemi se posso cambiare il foglio, pi greco quadro è ragione, oggi dimentico tutti i quadrati, ottengo pi alla seconda che vale, anzi il nostro, la nostra incognita è il raggio, quindi lo conosciamo, R alla terza uguale T alla seconda per GMT fratto 4 pi greco al quadrato. Quindi R, distanza dal centro della Terra, vale periodo dell'orbita al quadrato per GMT 4 pi greco al quadro, tutto sotto radice cubica. T per un satellite geostazionario vale 24 ore, cioè 24 per 3600 secondi, che nel nostro caso vale, la massa della Terra circa 6 per 10 alla 24 kg e G 6,67 10 alla meno 11 di un metro quadro kg a seconda. Sostituiamo i numeri. Otteniamo 10 alla 24 meno 10 alla 11 okay. Qui ho 8,64 per 10 alla 4 e 2 10 alla 8 meno 10 alla 21 e mi resta 8,64 alla seconda per 6,67 per 6 diviso 4 diviso il greco al quadrato 75,67 lo otteniamo logrammi maggiore alla seconda uguale che ci sono i secondi per cui si fa la radice cubica di questa radice cubica, pardon, 75,67 per
in 4.23 per C10 alla 3. Però voglio rifare il caso. Fatelo anche voi, mi dite se trovate qualche errore. Danni di raggi terrestri erano circa 6.6 raggi terrestri. Ho diviso questo per 6.400 km. 6,4 per 10 alla 6. In generale, se io voglio che il mio satellite abbia un determinato periodo, la distanza a cui lo pongo sopra o dal centro terrestre è data da quella relazione, che non è altro che la terza legge di Kepler. Ok? Torniamo qua. Se uso la seconda legge della dinamica applicata a un corpo soggetto alla forza gravitazionale come il satellite, questa massa che tipo di massa è? Qual è la massa coinvolta nel secondo principio della dinamica? È una misura dell'inerzia. Cioè quanto difficile è accelerare un oggetto. Questo misura la massa in F uguale a M per A. A parità di forza applicata, l'accelerazione è tanto più piccola quanto più grande è la massa. Oppure, a parità di massa, se voglio accelerare di più, devo produrre più forza. Invece qua dentro, questa massa, questa e anche questa, queste sono masse che non hanno niente a che fare con l'inerzia, sono masse gravitazionali.
cioè le sorgenti della forza di gravità. La forza di gravità esiste perché i corpi sono dotati di massa. Che le due cose abbiano a che fare una con l'altra a priori non è assolutamente detto. Non c'è nessun motivo per il quale la massa inerziale e la massa gravitazionale debbano essere uguali o avere a che fare qualcosa una con l'altra. Un conto è la misura dell'inerzia, un conto è l'effetto gravitazionale di una massa. Di fatto, la massa inerziale, non è la nostra, e la massa gravitazionale coincidono. Sono la stessa cosa. Per questo posso semplificare le due masse. L'ha dato per scontato, ma non è per niente scontato. Solo perché la massa inerziale e la massa gravitazionale coincidono posso fare quella semplificazione. E questo significa che se qui ho un determinato pianeta e qui metto un satellite, l'accelerazione subita dal satellite è la stessa indipendentemente dalla sua massa. La massa si semplifica. Tutto ciò che metto qua subisce la stessa accelerazione, posto che non abbia altri effetti, attenzione. Questo fa sì che l'attrazione gravitazionale e quindi il moto che segue questo satellite o questo oggetto non dipende più dalla sua massa. Questa proprietà prende il nome di principio di equivalenza. E ripeto, la forza gravitazionale è un po' come una rete stradale. Se voi dovete andare da Gorizia a Venezia, che ci andiate con una macchina piccolina, una fuoriserie, un furgone o il pullman, la strada è sempre quella, non dipende da cosa metto qua. L'accelerazione è la stessa, se l'accelerazione è la stessa il modo è lo stesso. Quindi proprio per questo fatto la strada che segue, questo è vero solo in parte, quindi vi dico il perché, la strada che segue questo oggetto non dipende dalla sua massa, segue lo stesso percorso. Qualunque metta lì una formica o un elefante è uguale, e questo vale solo perché vale il principio di inerzia. Attenzione, questa semplice eguaglianza, che è verificata sperimentalmente, uno degli esperimenti più precisi fatti in fisica, è la base di, il punto di partenza, di quella che la storia riporta come una delle più grosse conquiste dell'intelletto umano, la teoria della relatività generale, che incontreremo tra, cioè, su cui sbatteremo il naso tra non molto. La quale dice che cosa? Beh, se questo aggeggio fa la stessa strada qualunque cosa ci metta lì, allora forse più che interpretare l'accelerazione gravitazionale come una vera e propria forza, okay, un po' come appunto il reticolo delle strade di un paese, è un fatto geografico,
chiunque si mette sulla strada trova la stessa strada, non dipende da chi la percorre. Questo vale solo per la forza gravitazionale, attenzione. Allora l'interazione posso interpretarla come una proprietà geometrica, cioè è lo spazio che è fatto così. E chiunque ci cammina sopra fa quella strada perché non può fare altro. Questa è geometria. La presenza di questo corpo celeste conferisce allo spazio e al tempo in realtà, proprietà geometriche tali che producono l'effetto sul corpo ben piccolo che io chiamo forza gravitazionale, ma è un fatto di geometria. È il come sono fatte le strade lì, per dirla proprio che più terra non si può. Se non ci fosse questo aggeggio, se non ci fosse la Terra o il Sole, cosa farebbe? Andrebbe per la sua strada. Il primo principio di inerzia, cioè dinamica, moto e trino uniforme. Siccome c'è questo corpo celeste, lui viene deflesso, segue una traiettoria curva, ma in realtà non è tanto che il corpo risponde a una forza, a una trazione, ma segue la geometria locale. Punto per punto, nello spazio, lui segue la traiettoria che seguirebbe in assenza del corpo M che deforma la geometria localmente e la rende diversa da quella che ci sarebbe in quella regione dell'universo se il corpo celeste M non ci fosse. Siccome le proprietà geometriche dipendono dall'intensità della forza gravitazionale punto per punto che cambia in ogni punto, allora anche le proprietà geometriche dello spazio-tempo cambiano in ogni punto. Questo si riassume dicendo che lo spazio è curvo. Mentre la geometria che si studia al biennio, la geometria euclidea è una geometria piatta. Non perché faccia schifo, ma perché ha le stesse proprietà dappertutto. Lo spazio euclideo è omogeneo, questo è più appropriato. Cioè il modo di funzionare, tra virgolette, è lo stesso in ogni punto. Non così in presenza della materia. La materia deforma le proprietà geometriche dello spazio-tempo. Chiedervi di capire questo è chiedervi moltissimo, però l'idea è quella. Immaginate che posso girare pagine? Immaginate una spama non viene bene, ma una pellicola di plastica sottile e supponiamo di associare a questa pellicola un sistema di coordinate cartesiane. Se non appoggio niente su questa pellicola, la pellicola rimane un piano orizzontale. Ci metto sopra una formichina molto piccola e questa viaggia in modo rettilineo uniforme. Geometria piatta, non sente niente. Se ci appoggio invece sopra una, come dire, non viene in mente niente, un bel pallone di piombo, molto rossiccio, questo deflette la superficie di plastica. E le linee coordinate non hanno più la struttura di prima. Vengono deformate. La deformazione è tanto più intensa quanto più sono vicino
al corpo celeste. Quindi la mia formichina non fa più la strada di prima, ma una strada che risente della deformazione. Ma se questa è una legge di natura, tutto segue questa strada, anche la luce. Ecco come è nato un genio, come Einstein, da oscuro individuo che lavorava all'ufficio brevetti, lontanissimo, non conosceva neanche l'inglese, lontanissimo dal mondo accademico, è diventato una star internazionale, letteralmente. Veniva invitato in paesi stranieri e riceveva un'onorificenza riservata ai capi di Stato. Ho detto, beh, se tutto questo funziona così, allora, se qui ho il Sole, okay, il Sole è un corpo celeste, deve deformare lo spazio-tempo attorno a sé, e osservo una stellina dietro il Sole, se non ci fosse il Sole, la luce della stella farebbe questa strada qui, io l'ho osservato. Ma se invece la luce passa attorno al Sole, viene deviata, viene deflessa. Quindi se io piazzo qui una lastra fotografica, la curvatura dello spazio-tempo la piazzo in un posto dove in realtà non è, come vedere un miraggio. Okay? Dovrei osservare in un posto dove in realtà non c'è. E questo è misurabile. Faccio una lastra fotografica, qui c'è il Sole, e misuro la posizione delle stelle attorno al Sole. Le vedo qui, ma in realtà sono qui. Questo spostamento è misurabile. È il 16 novembre 1919. Sir Arthur Eddington dalle Isole Principe, che è andato a osservare l'eclissi, telegrafa alla Reale Accademia delle Scienze, alla Society a Londra, e dice le previsioni di Einstein sono confermate. E diventa, gli nasce il mito. Provence supera, spodesta, una teoria che ha governato l'universo per 300 anni. La gravitazione di Newton, di cui la relatività è il caso generale. Newton funziona quando la gravitazione è piccola, è poco intensa. Quando è molto intensa bisogna ricorrere agli effetti gravitazionali della massa sullo spazio. Okay. Poi ci sono alterazioni notevoli dello spazio-tempo che prendono il nome di buchi neri, quando questa buca diventa molto profonda. Però l'idea del buco nero non è, curiosamente, non è di Einstein, è del 700. Di un astronomo dilettante. Diceva, va, se posso immaginare che la massa di un corpo celeste defletta o attiri un altro corpo, posso anche immaginare che possa diventare talmente intensa da fermare anche la luce. Aveva un'idea che precorreva i 200 anni della relatività generale e adesso si ritiene che il centro di ogni galassia sia la sede di un buco nero, perché c'è un corpo talmente denso e massiccio che produce un'emissione di radiazione che altrimenti non ci sarebbe. Per arrivare a quello, al concetto di buco nero, ci possiamo arrivare anche con la fisica di Newton. Posso andare avanti? C'è un'altra caratteristica importante della forza gravitazionale. Quindi abbiamo visto che
la massa gravitazionale inerziale sono la stessa grandezza. Ma se prendiamo il quarto di massa m grande, è un quarto di massa m piccolo. Su m piccolo agisce la forza gravitazionale, che disegno in verde. Fg, l'intensità della forza è g massa grande massa piccola grande. Come abbiamo fatto già a suo tempo, possiamo utilizzare la forza per calcolare, visto che m si muove, qual è il lavoro che la forza fa su m piccolo per spostarlo da un punto ad un altro. C'è una forza, la forza agisce su un oggetto che si muove, eseguirà senz'altro un lavoro. Quanto vale questo lavoro? Beh, la relazione L è uguale F per delta S, forza per spostamento, eventualmente per il coseno dell'angolo tra i due, non è più adeguata. Perché? Perché, ahimè, o per fortuna, la forza non è costante. Quindi questo sia il punto A, io sia il punto B, per andare da A a B la forza cambia, perché cambia la distanza R. Non posso utilizzare la formula in quella forma, anche se è quasi corretta, perché questa era applicabile, come vi ho detto a suo tempo, se F è costante durante il tragitto, ma qui non lo è. Per trovare il lavoro ho bisogno di uno strumento matematico che ancora non avete, che è l'integrazione. Questa formula diventa corretta se la esprimo in termini differenziali prossimamente su questi schermi, non perdete il prossimo. Per adesso posso fare con una considerazione di questo tipo. Qui ho n, qui ho il mio punto A e B. N grande, la Terra, il Sole, quello che volete. La Terra passa da A a B. Okay. Prendiamo per comodità per adesso la circonferenza centrata in n grande che passa per A. Quindi qui ho RA, RA. Quindi andando da A a C, la distanza non cambia. Ok? Faccio un arco di circonferenza. E poi vado da B, cioè da C a B. Lungo lo stesso raggio, lungo la congiungente Sole B. Nel tragitto AC lo spostamento e la forza, fatemi disegnare, questa è la forza, questo è lo spostamento, sono perpendicolari, perché l'oggetto si sposta lungo un tratto di circonferenza e la forza, essendo radiale, è diretta lungo il raggio e quindi è perpendicolare in ogni punto allo spostamento istantaneo. Quindi il lavoro svolto, diciamo in verde, dalla forza gravitazionale per andare da A a C vale forza e spostamento sono perpendicolari, il lavoro è nullo. La forza svolge il lavoro solo nel tratto da C a B. E questo in realtà, qualunque percorso io scelga, perché qualunque spostamento io faccio, posso sempre scomporlo in due parti, una tangenziale, cioè perpendicolare al raggio, e una radiale.
li prendo sufficientemente piccoli in modo tale che i due siano una buona approssimazione dello spostamento. Di conseguenza, quello che conta non sarà tanto la parte perpendicolare al raggio, ma quella lungo il raggio. Quindi contano le distanze del punto di partenza dal Sole e del punto di arrivo dal Sole. Perché la parte del tragitto che faccio lungo arco di circonferenza, che tra l'altro dove la forza è costante perché R non cambia, dà sempre il lavoro nullo. Ma ahimè, per calcolare in modo esatto la parte radiale ho bisogno dell'integrazione. Per adesso vi basta sapere che il lavoro, questo è il Sole, qui c'è la Terra, chiamiamola azzurro, che va da A a B, RA RB, il lavoro svolto dalla forza gravitazionale per andare dal punto A al punto B, distanti RA ed RB dal Sole, a questa espressione G, massa del Sole, massa della Terra, per 1 fratto la distanza iniziale meno 1 fratto la distanza finale. Fatemi vedere i segni, se è corretto, se è contrario. È il contrario, chiedo scusa. Invertiamo i due. RB, RA. E non dipende dal tipo di percorso. Qualunque sia il tracciato, per andare da A a B, il lavoro è lo stesso. Di conseguenza, la forza gravitazionale è conservativa, il lavoro per andare da A a B posso interpretarlo come la variazione di energia potenziale, delta U, e definire l'energia potenziale del punto A come meno G, massa del Sole, massa della Terra, fratto la distanza della Terra dal Sole nel punto A. Attenzione, diviso R non è la quadra. Quindi in generale, se ho due oggetti di massa M1 e M2 separati da una distanza R, l'energia potenziale rispetto al punto nullo per cui la distanza è finita è meno G, M1 e M2, ok? Prego? R è la separazione tra i due oggetti. La legge potenziale in funzione della separazione tra i due. Oggi ho detto anche troppo, ci fermiamo qua.